tra poco. Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale. Tragedia a Gabice, una donna di 45 anni annega in mare, muore, vani i tentativi di rianimarla con il massaggio cardiaco. Ancora sangue sulle strade della provincia pesarese, un motociclista di 35 anni si schianta contro un camioncino e muore, l'incidente è avvenuto vicino a Sasso Corvaro. Nuova impennata di casi positivi al coronavirus nelle Marche, sono 21 quelli rilevati nelle ultime 24 ore, 15 solo in provincia di Pesaro Urbino. Il centro per malati di Alzheimer di Fano riaprirà presto, il comune di Fano stanzia 40.000 euro, aiuti in arrivo anche dalla regione. Scontri verbali e tensione a Pesaro durante la cerimonia di inaugurazione dei giardini Matteotti a Becchino Craxi, il figlio Bobo, chi non fa parlare l'altro è un fascista. A Fano le vacanze sono sicure, il comune ha predisposto colonnine con flaconi di gel igienizzanti in più punti della città. Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia con Marco Ferri. Un cordiale saluto dalla redazione, benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale Occhio alla Notizia. Andiamo subito a Gabice, dove si è consumata una tragedia nel pomeriggio. Una donna di 45 anni è morta annegata. Una donna di 45 anni è stata trovata priva di sensi questa mattina in acqua nei pressi di una spiaggia di Gabice Mare. A soccorrere la signora in un primo momento sono stati i bagnini di salvataggio che l'hanno trasportata a riva. Subito dopo sono stati allertati i sanitari del 118 che hanno provato a rianimare la signora attuando le manovre e massaggio cardiaco. I tentativi di rianimazione non sono serviti in quanto poco dopo la 45enne è deceduta. È stata chiamata anche l'eliambulanza. Sono sconosciute le cause che hanno portato al decesso della signora, si ipotizza un infarto o malore. Sul posto, oltre ai sanitari, sono intervenuti i vigili di Gabice. Sconosciute le generalità della donna, alcune fonti confermano che insieme c'erano marito e il figlio di 11 anni. Ancora sangue sulle strade della provincia pesarese. A perdere la vita questa mattina poco dopo le 8 lungo la strada statale 744 Fogliense in località Caprazzino vicino Sasso Corvaro è stato un motociclista di 35 anni, Michele Biagi, residente a Lunano. Le cause sono ancora in fase di accertamento, ma da una prima ricostruzione pare che la moto di Biagi sulla quale viaggiava si sia schiantata contro un camioncino. Nell'impatto molto violento il motociclista è finito sull'asfalto terminando la sua corsa nel parcheggio di un negozio di alimentari ed è morto sul colpo. Michele Biagi lavorava come responsabile commerciale alla Start Plast di Mercatale di Sasso Corvaro. Un impiego iniziato oltre 10 anni fa. In questo filmato lo vedete mentre è impegnato nella presentazione di un prodotto aziendale presente nel catalogo 2020. Io direi di andare direttamente all'interno. Come vedete tappo da 600 a baionetta, molto molto semplice. Michele Biagi ha avuto anche un passato da centrocampista, ha militato per molti anni nella squadra di calcio del Lunano per poi passare all'Olimpia di Macerata Feltre e infine nel San Sisto a Pesaro in terza categoria. Biagi avrebbe compiuto gli anni il prossimo 17 agosto, lascia la compagna e un figlio di 6 anni. C'è stato anche un tamponamento tra 2 auto, per fortuna senza gravi conseguenze per gli automobilisti coinvolti e che si è verificato sempre questa mattina nel tratto di superstrada al chilometro 239 tra Cagli ed Acqualagna. Una Golf e una Punto gialla, le auto coinvolte, la dinamica in fase di ricostruzione, 4 le persone che sono rimaste coinvolte in questo incidente, 3 all'interno della Golf e un uomo nell'appunto che è rimasto illeso. Il fatto è accaduto intorno alle 8.45, sul posto i vigili del fuoco di Cagli e la stradale per i rilievi di legge.
Nuova impennata di casi positivi al coronavirus nelle Marche, sono 21 quelli rilevati nelle ultime 24 ore. 15 sono in provincia di Pesaro e Urbino, di cui 5 riconducibili al focolaio di Montecopiolo, più un tampone su un sintomatico, 3 tamponi per accesso a strutture o prestazioni sanitarie e un rientro dall'estero e 5 nei controlli di routine sugli operatori sanitari. 6 casi positivi in provincia di Ancona, tutti contatti stretti di un caso accertato e che si trova già in isolamento. Sono dati resi noti dal GORES. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati in totale 1012 tamponi, di cui 504 nel percorso nuove diagnosi e 508 nel percorso guariti. Primo parto di una donna Covid nel reparto di ostetricia e ginecologia del San Salvatore di Pesaro, dell'azienda Marche Nord. La donna, 28 anni, residente del comune di Terre Roveresche, positiva al tampone, ha dato alla luce l'IAM con la procedura del parto indotto. Per la struttura che la Regione ha assegnato come idonea per i parti delle donne Covid positive, ha accolto finora 4 ricoveri postpartum e oggi il primo parto appunto da donna positiva. La struttura del presidio di Pesaro è attiva, spiega il direttore Claudio Cicoli, stiamo lavorando su 2 fronti proprio per dare a tutte le donne e ai neonati la migliore assistenza nel massimo della sicurezza per le pazienti e naturalmente anche per gli operatori sanitari. Il centro Margherita presto tornerà operativo grazie allo sforzo di Comune e Regione. Lunedì intanto è previsto un incontro ad Ancona, intanto l'ASUR di Fano si è detta pronta a sottoporre a tampone gli operatori della cooperativa Labirinto appena sarà ufficializzata l'apertura. Finalmente la buona notizia che le famiglie con pazienti malati di Alzheimer attendevano è arrivata. Il Centro Margherita di Fano, struttura d'eccellenza in tutta la Regione Marche, potrà presto tornare operativa e questo grazie ai contributi di Comune e Regione. Il Consiglio Comunale ha approvato la variazione di bilancio, è stato deliberato di destinare 40.000 euro, un contributo di 40.000 euro alla ripartenza del Centro Margherita. È un contributo straordinario. Il Centro Margherita, sappiamo tutti, è un centro d'eccellenza sull'Alzheimer, che tra l'altro fa leva sull'approccio alla creatività, sulla cura della persona, quindi mette al centro la persona. Il Comune di Fano, anche se non ha competenze in merito, perché la competenza è prettamente sanitaria e non sociale, e il Comune non ha né la gestione né la proprietà di quel centro. Però, essendo la sede a Fano, le famiglie, molte sono fanesi, ci siamo sentiti in dovere di prenderci questa responsabilità. Quindi abbiamo destinato 40.000 euro che, da quello che ci hanno detto i gestori, la cooperativa che lo gestisce, saranno intanto sufficienti per farlo ripartire. Abbiamo anche saputo, credo che avremo conferme a breve, che altri enti stanno pensando di seguire l'esempio del Comune. Tra l'altro con la Regione stiamo confidando nella riunione che si terrà lunedì 3 agosto con il Presidente Ceriscioli e con l'ASUR e i dirigenti del Servizio Salute. Come Regione Marche, proprio ieri abbiamo avuto la possibilità di stanziare delle risorse messe a bilancio che, unitamente a quelle del Comune e spero anche di altri enti, possano consentire una riapertura veloce ed intanto la possibilità almeno di arrivare a fine anno con l'auspicio che la pandemia non abbia una recrudescenza e che quindi insomma, ci sia anche un allentamento di quelli che sono i livelli di assistenza per i pazienti. Ancora cronaca, i vigili del fuoco sono intervenuti ieri sera al porto turistico di Ancona per una piccola imbarcazione che è affondata su un lato. Sul posto la sezione navale e i sommozzatori che hanno raddrizzato il natante e aspirato l'acqua all'interno grazie anche all'ausilio di una motopompa per riportare la barca in galleggiamento. Nell'accaduto non si segnalano persone coinvolte. Chiama la barca, non se ne va!
La città di Pesaro è contraria. Con questo slogan e con cartelli in mano, un gruppo di pesaresi ha manifestato oggi pomeriggio nel luogo in cui era in programma la cerimonia di intitolazione, nei giardini di Piazzale Matteotti, a Bettino Craxi, ex presidente del Consiglio dei Ministri del Partito Socialista Italiano, morto da Mammet nel gennaio del 2000. Divisi da un cordone di sicurezza formato da carabinieri, poliziotti e cittadini, le due fazioni, da una parte i socialisti e dall'altra gli antisocialisti, si sono urlate sfottò e qualche parola di troppo. D'altronde le premesse per assistere ad una cerimonia calda in tutti i sensi c'erano state già nei giorni scorsi, le voci contrarie a questa intitolazione erano uscite anche dalla stessa maggioranza di centro-sinistra. Oggi all'inaugurazione erano presenti, oltre al sindaco Matteo Ricci, anche il figlio del leader socialista Bobo Craxi, l'ex vicepresidente del Consiglio Claudio Martelli. Chi non fa parlare l'altro è un fascista, non saprei come definirlo. Sono un fascista e uno squadrista. Presenti anche il segretario nazionale del PSI Enzo Maraio, l'assessore regionale Moreno Pieroni e l'assessore comunale Riccardo Pozzi. L'idea iniziale di Ricci era quella di intitolare all'ex premier la nuova strada di collegamento tra i quartieri di Cattabrighe e Vismara, inaugurata qualche settimana fa, ma ha dovuto prendere atto Ricci della contrarietà del Consiglio di quartiere e così ha virato su un luogo più centrale, a due passi praticamente dalla sede del Comune. Del nostro paese. E adesso parliamo invece di vacanze sicure. I turisti che sceglieranno Fano come prossima meta per il loro periodo di svago troveranno in vari punti della città colonnine con flaconi di gel alcolico igienizzante per le mani. Disponibile inoltre un numero di telefono per conoscere l'indirizzo di studi medici e di farmacie di turno. Per quest'estate i turisti sceglieranno mete diverse dalle solite destinazioni degli anni precedenti. L'attenzione ricade sui luoghi più tranquilli, con poca confusione e rilassanti, dove poter passare un momento piacevole dopo il difficile periodo del Covid-19. La città di Fano è sicuramente una delle mete che rientra in queste caratteristiche. Per questo sono state adottate delle azioni concrete per far percepire ai turisti, ma anche ai fanesi, che la città sta adottando tutti gli accorgimenti necessari per rendere la vacanza più tranquilla possibile. A spiegarci nel dettaglio il progetto è l'assessore al turismo del Comune di Fano, Etienne Lucarelli. E la nostra città e tutto il nostro territorio in questo momento sono delle mete ideali per passare un momento di tranquillità, un momento di relax. Sono le caratteristiche che oggi i turisti vanno a cercare rispetto magari alle mete più confusionarie, alle città metropolitane. È per questo che tempo addietro abbiamo impostato una comunicazione proprio su questo tipo di vacanza, su una vacanza che può trasmettere tranquillità, e già da qualche giorno abbiamo effettuato tutta una serie di installazioni per un'attenzione proprio a questo tema. Quindi abbiamo installato in tutta la città delle colonnine con il gel sanificante, allo stesso modo abbiamo fatto delle brochure distribuite a tutte le attività economiche sulle metodologie di comportamento per questo momento che stiamo attraversando, e anche tutti i luoghi pubblici hanno un'attenzione particolare con gel sanificanti, con bidoni dove poter gettare le mascherine, ma anche su norme di comportamento nelle biglietterie, all'ingresso dei musei, all'ingresso degli IAT e tanto altro. Ecco, questa rientra in un progetto che vuol far sì che le persone, i turisti che arrivano alla città, percepiscono questa attenzione nella città nel volergli regalare un momento di relax. Le installazioni sono state posizionate in luoghi strategici della città e con un'alta affluenza di persone, come il centro città e lungo le spiagge di Fano, da Gimarra fino a Ponte Sasso. In ogni punto sono stati allestiti anche dei cartelli con tutte le norme e le regole da seguire. Devo dire che in questi giorni anche dalle strutture ricettive stanno arrivando delle recensioni da parte dei turisti positive, che appunto trasmettono questa attenzione anche degli alberghi e delle strutture ricettive. Quindi un'attenzione particolare che vuol recepire anche nuovi turisti, perché tutti quelli che arriveranno
quest'anno, insomma, potranno ricordarsi della nostra città e anche magari tornare in futuro. In più, il Comune di Fano ha attivato un numero di telefono per turisti, il 366-3426-985, che permette di ricevere informazioni sulla città, sul medico o la farmacia di turno, ma anche sulle norme per prevenire il contagio da coronavirus. L'amministrazione di Fano ha inviato al MIBACT il dossier per la candidatura della città a Capitale Italiana della Cultura 2022, secondo i termini stabiliti nel bando ministeriale. La proposta ha per titolo Architetti dell'Umano e include la realizzazione di nuove infrastrutture e nuovi processi di sviluppo. Tende a stimolare la partecipazione dei fanesi, delle loro energie e dei talenti in un vero processo di trasformazione della città. La proposta, ispirata alla visione culturale di Vitruvio, contiene elementi identitari della cultura e della storia di Fano, come il carnevale, la romanità, il mare e la città delle bambine e dei bambini. Il sistema fruizione del patrimonio archeologico romano sarà completamente ripensato, muoverà intorno al nuovo museo del teatro romano e si doterà di nuovissime tecnologie digitali. A Pesaro c'è un santuario molto amato dai pesaresi, si tratta di quello dedicato alla Beata Vergine delle Grazie, all'interno del quale c'è un tempietto con l'icona della Madonna. In questi giorni si è concluso il restauro che è stato eseguito da un gruppo di esperti e finanziato da Confartigianato Imprese. Un lavoro minuzioso e particolare che ha ridato luce al tempietto che racchiude l'icona della Beata Vergine delle Grazie all'interno del santuario di Pesaro. L'inaugurazione del lavoro di restauro e ripulitura è stato organizzato da Confartigianato Ancona, Pesaro e Urbino, restituendo di fatto alla città un importante valore per la comunità pesarese. L'iconografia sacra rappresenta un riferimento di preghiera per salvarsi da calamità ed epidemie mortali come la peste e la colera, ottenendo miracoli e grazie. Per tanti secoli l'abitudine di preghiera alla Madonna continua anche oggi. Il lavoro di restauro offerto da Confartigianato e compiuto da Costruzioni Enrico Mancini SRL è voluto essere un segnale di forte vicinanza, stima e affetto ai pesaresi. Un segnale importante per Confartigianato Ancona Pesaro Urbino. L'idea è quella di valorizzare un tempio così importante della Madonna delle Grazie, per cui Pesaro è così legata, è un dono alla città di Pesaro. Confartigianato Imprese Ancona Pesaro Urbino rappresenta ovviamente imprese, imprenditori, ma persone, quindi comunità. In questo momento per la comunità di Pesaro e della provincia di Pesaro, così fortemente provata in questa era Covid, è un segnale importante che noi volevamo offrire per evidenziare la vicinanza che la nostra associazione ha a questo territorio. L'intervento ha riguardato un team di esperti avvalendosi del contributo di una restauratrice che ha collaborato al progetto. L'intervento ha interessato prevalentemente la parte superiore, dove c'era uno sporco importante, tanto che addirittura i capitelli, che sono quelli più evidenti, no? Bianchi, erano completamente neri, mentre la parte bassa era quella più pulita. E quindi ecco, l'intervento, ripeto, ha interessato prevalentemente la parte del timpano, dei capitelli e della lunetta sopra proprio l'immagine della Madonna. La colomba era colorata di bianco e lo sfondo completamente nero, così come la scritta Nos Protege, lo sfondo era nero. Quindi l'intervento è stato completamente a bisturi. Svim Marche compie 20 anni, l'agenzia di sviluppo della regione ha festeggiato questo traguardo con il premio Eurada, assegnato alla migliore agenzia di sviluppo 2019 in Europa. È evidente che nella misura in cui tu hai capacità operativa e poi... Svim, l'agenzia di sviluppo della Regione Marche, compie 20 anni e festeggia questa ricorrenza con la consegna del premio Eurada, Eurada Award, come migliore agenzia di sviluppo 2019 in Europa. La cerimonia di premiazione si è tenuta presso Villa Miralfiore a Pesaro e l'importante riconoscimento è stato consegnato all'amministratore unico di Svim, direttamente dalle mani della presidente di Eurada, la dottoressa Roberta Dall'Olio.
associazione che raggruppa tutte le agenzie di sviluppo europee. Questo premio è stato consegnato perché SVIM ha portato avanti un progetto denominato InnoVoucher, progetto che ha caratteristiche interessanti in quanto consente alle piccole e medie imprese e alle microimprese di accedere a un sostegno di carattere tecnico per progetti di innovazione e di internazionalizzazione. Ma l'elemento innovativo di questo progetto, che ha ottenuto anche premi a livello di Commissione europea, è proprio la trasferibilità del progetto a livello transnazionale e le possibili collaborazioni a livello transnazionale che si possono creare tra i diversi istituti che forniscono le tecnologie o l'assistenza ricercata dalle imprese. Durante la serata sono state premiate Rodolfina Bucci, Lucia Catalani e Ida Prosperi, le tre manager che rappresentano la spina dorsale della società. SVIM, dopo il prestigioso riconoscimento, punta a un lavoro concreto per i prossimi 20 anni. Una lotta ai cambiamenti climatici, quindi la transizione energetica, il contrasto cambiamenti climatici sono il problema. Noi siamo l'ultima generazione che chiaramente può fare davvero qualcosa, siamo la prima che sperimenta sulla propria pelle quelli che sono gli effetti dei cambiamenti climatici. Pensate che l'80% dei gas climalteranti che poi portano ad avere i cambiamenti climatici sono prodotti dalle attività urbane, quindi è chiaro che ognuno di noi può fare tantissimo. È importante rilanciare l'economia attraverso un pilastro che è quello ambientale, che è quello sostenibile, che è quello ecologico. Quindi l'economia deve diventare sempre di più sostenibile e deve far parte di un modello di crescita, ma che chiaramente guarda come primo obiettivo la sostenibilità. Noi lo stiamo facendo e con SVIM abbiamo coinvolto 150 sindaci delle Marche a lavorare ai piani di adattamento climatico in maniera costante. Abbiamo davanti a noi un obiettivo, quello di rendere le Marche 100% di adesione al patto dei sindaci e quindi alla lotta ai cambiamenti climatici. Presente all'evento anche il presidente della Regione Marche, Luca Ceriscioli. SVIM è per la Regione uno strumento di grande importanza. Negli ultimi anni l'abbiamo utilizzato in modo particolare sui fondi europei. La relazione fatta poche settimane fa per quanto riguarda la Regione Marche e la spesa dei fondi ci vede fra le prime regioni d'Italia e sicuramente grazie anche al supporto che SVIM ci dà come appunto supporto tecnico, perché permette di velocizzare le procedure di assegnazione dei fondi, di compilazione di quelle rendicontazioni importantissime per liquidare i contributi che si ricevono e quindi dimostrare all'Europa che stiamo lavorando correttamente. In più SVIM ha un ruolo importante sull'Interporto, e è la cassaforte che detiene il patrimonio, Interporto che è cresciuto tantissimo e credo che sia vicino veramente a poter dimostrare al massimo le sue capacità. E verrà inaugurata domani, 1° di agosto, alle ore 18, in Via della Luna, la nuova e attesa pista ciclopedonale che collega il quartiere di Piano Marina a Marotta. Un'opera importante che dimezzerà i tempi di percorrenza per raggiungere i punti strategici del posto e che è stata realizzata grazie alle risorse che provengono dal bilancio comunale e anche dalla collaborazione di una ditta che si è appena insediata nel comune di Mondolfo. Vi ricordiamo che questa sera prosegue la rassegna del teatro Sotto le Stelle all'Arena BCC di Fano. A salire sul palco alle 21.30 sarà il gruppo teatrale della Compagnia Dialettale Urbinate con la Spagnara. E subito dopo di noi invece andrà in onda uno speciale girato ad Ancona su un evento della Confartigianato dal titolo Storie di uomini e di imprese con Maria Elena Del Bianco. E con questo ci salutiamo qua. Grazie per aver seguito il nostro telegiornale. L'informazione torna domani mattina puntuale alle 7 con la rassegna stampa. Occhio ai giornali. Arrivederci.